Professor Carbonara, qual è l'insegnamento che proviene dall'Aquila, 9 anni dal terremoto? L'impressione che ho è che, sboccandosi le maniche, si riesca a lavorare. A mio avviso la ricostruzione dei monumenti è andata benissimo, il caso di Colle Maggio è significativo, San Bernardino. Per quanto riguarda la città, il tessuto è il tema più difficile, ma devo dire, da esterno, ogni volta che torno vedo la città sempre più viva. Quindi non ho preoccupazioni per questo centro storico, penso tornerà a essere vitale come era prima. Rispetto alle altre ricostruzioni, fa scuola o è andata meglio altrove? No, direi che è interessante e fa scuola, perché è una città grande e quindi i problemi sono complessi. Certo, il confronto col Friuli è di grande interesse, però si va avanti. In che termini? Io penso che, mi riferisco nuovamente ai restauri curati dalla sovrintendenza speciale, questi monumenti sono stati magnificamente restaurati da ogni punto di vista, sia strutturale che dal punto di vista anche della loro ripresentazione come opere d'arte quali sono. Il paragone col Friuli si diceva? Il paragone col Friuli è interessante perché si vede che oggi si sta lavorando, secondo me, ugualmente con buoni risultati, ma con una normativa enormemente più pesante e più burocratica di quegli anni. E quindi tutto è molto più difficile, ma i risultati si vedono. Qual è l'abstract di questa lecce magistralis che poi si è trasformata un po' in un forum? Diciamo che è l'inizio di, praticamente di una serie di incontri che noi vogliamo fare, chiaramente con personaggi insomma, di importanti a livello nazionale come il professore, che sono finalizzati proprio a migliorare, a valutare la qualità della ricostruzione dell'Aquila, quindi insomma il coinvolgimento di soggetti così importanti che tra l'altro hanno esperienza anche in altri eventi sismici, come insomma è stato raccontato soprattutto per quanto riguarda il terremoto del centro Italia. 9 anni sono stati sufficienti a creare un modello per la ricostruzione anche dal punto di vista dell'analisi delle procedure? Sì, 9 anni secondo me non sono passati inutilmente, perché si sono stratificate e sedimentate esperienze, routine organizzative, abbiamo avuto modo di sperimentare gli approcci e a selezionare quindi quelli che poi sono i migliori. Tra l'altro l'USDRA è impegnato anche in un'attività di autoanalisi sull'efficienza e l'efficacia dei processi che ricadono sotto la nostra responsabilità e in un continuo affinamento delle procedure e dei procedimenti che adottiamo per il disbrigo delle pratiche. Quindi sì, sono 9 anni in cui si sono maturate esperienze di segno positivo. Adesso c'è un elemento che accomuna i due uffici, quello dell'Aquila e quello del cratere, che è il titolare, seppur ad interim per ora. Ecco, anche tra la ricostruzione nel comune dell'Aquila e quella negli altri comuni del cratere ha avuto delle differenze che vanno uniformate. Fermo restando che si tratta ovviamente di uffici che hanno degli elementi differenzianti, anche in quel caso immagino che il titolare che ha l'interim anche sul cratere si dovrà impegnare per cercare di razionalizzare il più possibile le procedure per la più efficiente lavorazione delle istruttorie. È un'occasione questa anche per l'ufficio speciale dell'Aquila di mettere a disposizione quanto abbiamo raggiunto e metterlo a disposizione nei confronti dell'altro ufficio e quindi favorire il trasferimento di conoscenze e di saperi tecnici che comunque nel nostro ufficio sono ormai ben strutturati.